Io odio ballare perché non so ballare, ma lo faccio lo stesso. Dovrebbero aprire il disco per gli under fly. Per gli under fly. Five. Se non avessimo perso il treno, saremmo in passerella da fan in fan a ballare con la musica di Francesco Pattinetti. Ciao Francesco, anche tu al Pitti, ti ho appena visto alla sfilata di Fan & Fan, sei sempre un mito. Ti ho appena visto ballare e anche fare un freestyle, cosa stavi cantando? Non si può rifare adesso? No. Ok, perfetto, però balli bene. Tu sei cantante, presentatore e anche DJ, cosa ti piace fare di più? Mi piace fare un po' tutte le cose insieme, diciamo con una parola sola comunicare, raccontare un po' quello che sono e far divertire la gente, quello è il mio obiettivo. Che tipo di bambino eri? Mi chiamavano Attila Flagello di Dio, era uno insomma non tanto tranquillo. Non dovete prendere da me, mi raccomando, fate l'opposto di quello che facevo io. Quali erano i tuoi sogni quando eri bambina? Tantissimi, io sono passato da voler fare il papa a voler fare il contadino. Poi volevo fare il biker, cioè quello che va sulla motocicletta. All'età di 13-14 anni ho incontrato per la prima volta Jovanotti e la prima volta che l'ho visto sul palco cantare mi sono detto, ecco, io voglio fare quella cosa che fa lui. E ho iniziato ad alimentare la mia passione per la musica. Ora che sei grande invece quali sogni hai? Tutti i miei sogni sono rivolti alla mia bimba, che si chiama Mia, per cui quando diventi papà i sogni che tu avevi cambiano le priorità e quindi sogni per la tua bimba. Sogno di essere un bravo padre. Ti volevo infatti parlare di lei, volevo sapere com'è essere papà. È bellissimo improvvisamente, perché quando nasce tua figlia il papà non capisce di essere papà, la mamma sì, perché la mamma, le donne sono più intelligenti. Infatti quando ti danno questa bimba in braccio tu dici cioè è mia, siamo sicuri? E lì ti prendi questa assunzione di responsabilità e dici ok, cercherò di diventare padre. È un lavoro lungo ma molto molto bello, molto molto bello. Tu sei figlio d'arte e quando eri piccolo ti piaceva questa cosa? Sì, mi piaceva molto. Io sono cresciuto come le famiglie dei circensi, quindi sotto il palco. Mio padre cantava, io stavo sempre lì sotto a fare tutte le mie marachelle. Poi è bello, quando quando sei piccolo non capisci molto bene, però capisci che quando tuo papà è sul palco tutti sono felici. Hai un regalo di quando eri piccolo a cui sei particolarmente affezionato? Tanti libri di quando ero piccolo, delle magliette di quando ero piccolo, le canzoni, oppure cartoni animati, ecco, c'ho ancora le videocassette a casa dei cartoni animati che guardavo quando ero piccolo. Visto che stiamo parlando di musica, raccontami un po' che tipo di musica ascolti. Tutta la musica, mi piace tutta, sono proprio un onnivoro di musica, produco un sacco di musica, dall'hip hop sono passato alla musica elettronica. Qual è l'insegnamento più importante che ti hanno dato i tuoi genitori? Mi hanno insegnato ad essere una persona che ha passione, e mio padre e mia madre, che sono due persone piene di passione, perché mio padre è un cantante musicista, mia madre è una scultrice, mi hanno insegnato che per alimentare la tua vita devi essere uno che ha passione. Come hai fatto a raggiungere il tuo livello? Hai dovuto fare tanti sacrifici? Io faccio un lavoro divertente, per cui i sacrifici sono sicuramente meno pesanti di uno che si deve magari ogni mattina deve andare a martellare per terra. Questo è un lavoro che non è un lavoro, paradossalmente stai sempre lavorando e per cui devi cercare di essere a disposizione della tua indole 24 ore su 24. So che tra pochissimo uscirà il tuo video Il mondo è qui, sì. E poi partirai con la tua troupe per un tour, vuoi raccontarci qualcosa? Il mondo è qui parla proprio di questo concetto, sarà un brano che partirà con una campagna virale, per cui nel video ci sarà una mano con scritto Il mondo è qui che proverà un sacco di emozioni, un sacco di gente ci sta già mandando la propria mano sinistra con scritto Il mondo. Sì, visto su Instagram. Abbiamo già più di 9.000 mani con scritto Il mondo è qui. Il pezzo partirà proprio in questi giorni, sia nelle radio sia su YouTube. Quindi per la prima volta faremo un brano di musica elettronica in italiano. Saremo in tour in tutta Italia, faremo una trentina di date in Italia, in giro per vedere come va. Se volete vedere le date, tutto quanto, ci chiamiamo We Are Presidents. Trovate tutto perché siamo malati di social network, siamo tutto il giorno così.